Questa è una potente pratica, utilissima per vincere l'insonnia e rendere la mente stabile, chiara e concentrata. Si chiama Trataka ed è uno dei 6 metodi di purificazione indicati dalla tradizione dello yoga. Consiste nel fissare la fiamma di una candela senza muovere lo sguardo. Esiste una stretta relazione tra il movimento dei nostri occhi e l'attività dei nostri pensieri. Mantenendo lo sguardo stabile su di un punto, anche i pensieri gradualmente diminuiscono fino a delle volte svanire del tutto. Questa pratica, inoltre, ha un'azione riequilibrante che va a ridurre ogni eccesso dell'energia dell'elemento aria relato al sistema nervoso, cosa che accade di frequente, in particolar modo in autunno e all'inizio dell'inverno. Per eseguire questa pratica, ovviamente, hai bisogno di una candela accesa. La posizioni a una distanza a 50-70 cm dal tuo viso e possibilmente un po' sollevata, in modo che per guardarla non devi reclinare il collo e in modo da evitare qualsiasi tensione nella postura. La pratica consiste semplicemente nel fissare la fiamma di questa candela cercando di non sbattere gli occhi. A un certo punto naturalmente ti bruceranno, magari incominciano un pochino a lacrimare. Va benissimo, quando senti che sei stanco, chiudi gli occhi, riposa un secondo e poi riprendi la pratica e vai avanti in questo modo per 10-15 minuti. Come ho detto, è una delle pratiche di purificazione più profonde, più indicate nella tradizione dello yoga. In un antico testo dello yoga sta scritto: "Nulla purifica quanto la saggezza. Colui che è perfezionato dallo yoga, per tempo, la riscopre in se stesso e da se stesso."Lascia un commento qui sotto ed iscriviti a Passione Yoga per diventare anche tu, insieme a migliaia di altre persone, parte di questa meravigliosa comunità. Così facendo, riceverai ogni settimana contenuti gratuiti ed esclusivi per la tua pratica. Ci vediamo dentro. Namaste.